Esattamente, diciamo subito che la festa è cominciata già da ieri sera e qui allo stadio, a 3 ore dall'inizio da Napoli-Fiorentina, si dà già l'assalto ad ogni ordine di posti, e quando fra un momento la telecamera inquadrerà gli spalti vedrete che andiamo verso un tutto esaurito particolare, eccolo, con la gran parte dei tifosi vestiti in bianco e azzurro, un avvenimento che coinvolge tutti i napoletani e quanti tifano Napoli in Italia e all'estero. Mentre vi parliamo, dovunque in città monta la marea dell'entusiasmo. Il successo dei partenopei si dà ormai per scontato. Nell'ultima settimana, di giorno in giorno, Napoli ha cambiato volto e vedremo tra poco delle immagini girate questa notte. È andata tingendosi Napoli d'azzurro e pavesandosi di bandiere, palloncini e striscioni di ogni sorta. Dovunque si sta festeggiando già da stanotte, dicevamo, e lo stesso presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, non ha saputo resistere alla tentazione di andare a vedere che cosa succedeva nei vicoli dei suoi tifosi, eccolo. Ma io penso che sia pericoloso, perché bisogna, domani abbiamo una partita difficile. Quindi la festa è cominciata? No, bisogna battere prima la Fiorentina, mi pare, no? Aspetta! Auguri! Grazie! Siamo... Cosa vuole dire a queste, a questi ragazzi, a queste persone in festa? Che ritorniamo domani sera per festeggiare. Il collega che ha fatto l'intervista era Piero Marrazzo, striscioni dovunque, abbiamo visti alcuni anche già significative, ma fra le scritte, questo è un carretto siciliano-napoletano, ma fra le varie scritte una ci ha colpito più delle altre e fra qualche istante lo vedremo insieme dopo questo continuo festeggiare. Eccolo qui: ma pensavo che morivo e stu giorno non lo vedevo, pensavo che sarei morto e questo giorno non l'avrei visto. Tutte scritte che indicano la genuinità e fantasia dei napoletani, ma soprattutto la speranza del realizzarsi di un sogno di sempre, il sogno di una città che rimane comunque se stessa, con il suo passato, la sua maturità, i suoi mali, almeno per ora certo dimenticati, cui andrà ad aggiungersi, ad obiettivo raggiunto ovviamente, uno scudetto, simbolo di capacità di soffrire e di vincere, in questo caso per un traguardo mai conseguito prima in 60 anni di storia calcistica. Ma torniamo sugli spalti del San Paolo per dirvi dell'incasso: è di nuovo record italiano, 1.900.000.000, meno qualche spicciolo, e che l'incontro, dobbiamo ancora dire, sarà diretto dal signor Pairetto di Torino. Per le formazioni il Napoli al gran completo ed anche Fiorentini senza problemi di squadra. Per la verità, indipendentemente dai valori in campo, il compito più arduo appare quello degli ospiti nelle maglie della zona retrocessione, che dovranno contrastare il lasciapassare per lo scudetto ai padroni di casa. E con queste immagini di festa, di colori e di stadio ormai gremito, quello del San Paolo, restituisco la linea a Roma.